troppo brutto questo Südtirol per essere vero, troppo lontano dalla squadra, insomma, che era reduce da 8 risultati utili consecutivi? Ma penso che è una partita dove proprio gli episodi ci sono andati contro. Tutti. Tutti e soprattutto tanti di fila nel primo tempo, che poi era difficile rimettere la partita in corso, cioè di riprendere la partita nel secondo tempo, visto che siamo finiti anche in 10. Però penso che i primi 20 minuti siamo partiti anche bene, col piglio giusto, abbiamo avuto qualche occasione. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra e purtroppo oggi veramente non eravamo in giornata. Pareggio a Pavia, pareggio a Lumezzane, sconfitta oggi al Druso contro il Venezia. Minimo comune denominatore fra questi tre match, i campi pesanti che avete trovato, li soffre questa squadra? Penso a Pavia, proprio il campo era impraticabile. A Lumezzane era pesante, però secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, purtroppo non siamo riusciti a fare gol, anche avendo 3-4 palle proprio netti dove dovevamo fare gol. E oggi invece penso, se diamo la colpa al campo, sbagliamo completamente, perché anche loro secondo me sono una squadra tecnica come noi più o meno. Qui l'esultanza, scusami, contenuta di Riccardo Boccalone. Beh, lui l'ex della partita. Beh, lui è un attaccante, naturalmente per lui il gol conta tanto, soprattutto se lo segna contro di noi, però va bene. Ti aspettavi, insomma, in una Venezia che abbonda di giocatori di qualità, poi sono arrivati anche Kirilov, Carcuro, è arrivato anche Pisano che oggi non era presente, che Boccalone potesse essere così protagonista? Insomma, Südtirol non ha lasciato particolari tracce significative, c'è da dire, insomma, penalizzato anche da una grave infortunio. Sì, purtroppo l'anno scorso si è fatto male, però già tutto quest'anno che sta facendo bene, sta facendo quanti gol? 12 gol già in campionato, vuol dire che sta facendo veramente bene, anche oggi secondo me ha fatto un'ottima partita. Però già l'anno scorso si vedeva che poteva essere un attaccante forte, purtroppo non è entrato mai veramente in forma, secondo me.